una situazione inverosimile qui al parcheggio Zuretti, insomma, cosa sta succedendo? Questa è un'area destinata chiaramente al verde pubblico, una piazza pubblica, lo stabilisce il piano regolatore, probabilmente ignorano che questa città viga uno strumento urbanistico che rispetto alle determinazioni delle corbellerie dal punto di vista giuridico che possono aver scritto i dirigenti di ATAF nel dare, possono aver dato la gestione della manutenzione della piazza, ma nessuno può inibire il passaggio, l'utilizzo, la fruizione pubblica del bene pubblico, perché questo è un parcheggio pubblico dato in concessione ad un privato. Un parcheggio pubblico dato in concessione a un privato dopo aver consentito, diciamo, la degenerazione di questo parcheggio, che era un parcheggio fino al 2014 tenuto benissimo. Hanno tolto prima, dall'amministrazione Landella tolse la guardiania e quindi è stato oggetto di vandalismo. Il solito sistema per affidare ai privati il pubblico e non far funzionare il pubblico. Questo era un parcheggio gestito benissimo da ATAF attraverso una guardiania fissa e mi lasci passare il sillogismo, ci voleva la raccomandazione per poter avere l'abbonamento. Come se ne esce da tutto questo garbuglio adesso? Se ne esce tranquillamente che questa è una piazza pubblica e loro non possono, e devono anche togliere questi cartelloni con i quali si evidenzia una proprietà privata di pertinenza del parcheggio, che è certamente una proprietà di pertinenza del parcheggio di una società pubblica e quindi non privata, ma che è una piazza che può essere, deve essere utilizzata dalla gente senza alcun tipo di problema, perché se non hanno studiato è un problema loro.